Ciao a tutti, dopo questa lunghissima sigla ce l'abbiamo fatta, siamo felici e spero che il tuo microfono funzioni di qualcosa. Non si sente? Perfetto. No, io non sento niente, non ti sento. Assolutamente non ti sento, è bellissimo. Adesso potrei... che figura, cioè, perfetto proprio. Non so che cosa stia succedendo, spero che pian pianino il tuo audio si faccia sentire, perché prima non si sentiva, poi dopo hai modificato qualcosa si sentiva, dopo un minutino, per cui adesso parlo solo io come un idiota e spero che dopo si senta per le mie coronarie, per non svenire in diretta. Non è carino vedere qualcuno che proprio fa pum e no, collassa magari di qui, no? E io volevo oggi intervistare, fare una chiacchierata più che intervistare, il mio primo ospite, perché lui scrive libri, meglio di me, e più di me, però se continua così la cosa andrà male. Tra l'altro la tua immagine si è, come dire, con gli inglesi frozen, per cui cioè di bene in meglio. Sto parlando da sola. Fantastico. Non so ancora cosa debba ancora succedere. Perché? Ok, speriamo che ti arrivino delle immagini, qualcosa. Nel frattempo i miei amici mi scrivono disperati. Non so se questo sia un attentato, no? Ci siamo fatti volere poco bene, si vede. Le abbiamo dette troppo alla chiesa, è andata così. Aiuto. Ti sento! Senti? Meno Adesso ti sento. Ok, male. parto subito con la prima domanda. Allora, come hai iniziato a scrivere libri? Questa volta non ti ho portato domande, non ho preparato nulla. Perfetto. Scusa, c'è una mosca sullo schermo. Bello della Più che diretta. altro faccio audiolibri, ma solo per hobby. Ok. Ma come hai iniziato, tipo? Perché hai iniziato? Quando hai iniziato? Queste cose qua. Mi pare che ho iniziato nel 2019 con un racconto che praticamente è a tema sociale, chiamato Il Consapevole. Sul sito Bravi Autori si chiama. E cosa ti interessa di più esprimere quando scrivi? Non si sente più niente. Quello che penso? Oddio. Ho letto il labiale, però spero che tu riesca a mettere a posto questa cosa. Perché, boh, è imbarazzante. Non per colpa tua, ma perché ci hanno fatto le maledizioni? Toglieteci in malocchio. Non sento niente. Magari chi c'è dall'altra parte sente. Ho sentito per pochissimo, poi se n'è andato via. Ok. Io volevo fare una rubrica dove iniziavo ad intervistare giovani scrittori, anche gente che sta scrivendo il suo primo libro, non importa, anche novantenni che stanno scrivendo il loro primo libro. Abbiamo fiducia in voi e nelle vostre capacità, quindi parliamo di voi. Vediamo un po' se riusciamo a riprendere la linea. Sembra di avere la linea Beirut nei tempi dei bombardamenti. Ecco, mi si è bloccato anche il cellulare perché. L'unica
lui dice che ha iniziato con il consapevole, poi mi sono ispirato a Lovecraft. Che importanza ha il tema della paura per te? Cioè, adesso facciamo un'intervista scritta, cioè abbiamo inventato un nuovo format. Lui dice che la paura ha un'importanza fondamentale. Quando scrivi, hai tu stesso paura? Puoi anche dirlo, avere paura è umano. Non esageriamo con l'orgoglio maschile. No, tu non hai paura. E io invece sì, lo dico. Perché rivivo l'incubo e mi viene paura. Cioè, forse non è neanche paura, è adrenalina, non so. Non so come definirla. Vediamo un po'. Ma perché noi abbiamo avuto questa fortuna chiamata anche con la S davanti? Il mio è stato il killer come primo racconto. Ok. Una domanda magari è un po' privata, quindi se vuoi rispondere mi rispondi, se no no. Tu come sei un tipo che scrive proprio di getto, rileggi 1500 volte, riscrivi, come ti organizzi in questo senso? C'è chi lo vuole dire e chi non lo vuole dire. Io in genere lo dico, io sono disorganizzata completamente, vado un po' così. E poi cambio modo di lavorare in continuazione, per cui cioè... ancora non ho trovato il mio equilibrio. Scusate, di libri in pillole a volte scrivo ciò che mi passa in mente. Ok. Bene. E proprio non funziona questo audio. Non si prova a dire qualcosa? Ma di solito... quando sento te, prima sento una sorta di rumore di fondo che adesso non sento, quindi non so cosa sia, boh. Perché qua risulta che il volume c'è, che il volume ci sia assolutamente. Quindi non so. Adesso ti ho messo con... il volume massimo, quindi se inizia a funzionare mi partono i timpani. Non sento niente. Mannaggia. Questa intervista la rifaremo, mi toccherà pasticciare nelle impostazioni. Ad ogni modo, hai dei desideri per il futuro? Non dico delle ambizioni, qualcosa che ci puoi far sapere. Sogni anche, eh? Mi piacerebbe lavorare in una libreria, in un negozio di musica. Ok, bello. E come ti senti quando crei qualcosa? Molto soddisfatto, vero? Anch'io. E delle volte mi sembra che quando creo qualcosa che mi piace, ho la sensazione della... una sorta di vittoria, non so se mi riesco a spiegare, tipo che c'è un ostacolo e io sono riuscita a passarlo. Lo stesso vale per me. Ah, ok. Pensavo di essere l'unica al mondo, infatti non ne parlavo molto, mi prendono per pazza. Per esempio, ovviamente... era il mio primo libro, quello che ho scritto, mi sentivo molto insicura. E avevi tu, durante il tuo primo libro, delle insicurezze? Adesso lo puoi dire, tanto è passato. No. Oh, beato te.
un po'. Mi hai sentito? No, non ti avevo sentito. Lo so. L'intervista muta, lo chiamo, il titolo sarà Intervista muta al mio primo scrittore. Magari è un format che va, problemi di compatibilità forse. Domanda. Hai mai avuto il blocco dello scrittore? Guarda che non faccio domande facili, eh. Cioè che non hai più ispirazione, che non riesci più ad andare avanti, che un personaggio, non so, è troppo difficile da descrivere, non ti vengono proprio gli aggettivi per renderlo reale a qualcun altro. A volte sì, ma non sempre. Per esempio, il prossimo mese commissionerò un quadro raccolto. Ah, un quadro. Raccolto a libri in pillole. Se potessi dare un consiglio a una persona che si avvicina al suo primo libro. Trarre ispirazione da ciò che più apprezza ed ovviamente sviluppare il linguaggio. Io gli direi non arrenderti mai, non arrenderti mai. Cerca di trovare un'altra soluzione, piuttosto fermati, pensa e tira fuori soluzioni, un elenco di soluzioni assurde, che magari tra quelle soluzioni assurde c'è una meno assurda di quanto tu possa sembrare, ti possa sembrare. Non ti sento. È un'intervista muta ormai. Ma mi stanno venendo un sacco di belle domande e non c'è l'audio. Ci sono delle volte dove sei così preso nella descrizione che il tuo pensiero va molto oltre quello che stai scrivendo e che proprio devi saltare quasi sulla tastiera per stargli dietro. Guarda, sto cambiando la videocamera, non va. Sì, decisamente sì, di correzioni ne faccio bizzeffe. Ah, ok. Vediamo un po' se riusciamo. Ma poi ho paura che non registri più, quello è il problema. Dannazione. Perché Melon, 14 minuti, è già arrivato al limite. Melon sarebbe praticamente Melon Up, dove stiamo parlando, no? L'ultima volta 20 minuti e poi ci ha salutati, ha chiuso tutte le registrazioni, non lo so, fa veramente schifo. Tramite messaggio ti invierò un link alternativo in cui ho parlato molto bene con Hans
Ateotube, ok. Ancora dopo. Ancora una domanda. Hai in mente un giorno, magari, no? Non adesso, magari fra 10-20 anni, di cambiare genere? L'oro e il thriller li prediligo la grama, non me ne escludo niente. A me sarebbe venuto in mente di fare un romanzo storico, ma non troppo in là nel tempo, perché anche autori molto bravi mi hanno detto, scusami se faccio andare la biro, autori anche molto bravi, nelle ricostruzioni medievali magari ci hanno messo i pomodori, che ancora non c'erano. Quindi ho paura di queste cose qua, perché se facessi un errore del genere, conoscendo il mio carattere, la prenderei molto male, sarei molto molto arrabbiata con me stessa, perché l'errore l'avrei fatto io, chiaramente. Quindi di andare un po' indietro nel tempo, sì, ma non troppo. Oppure in una realtà completamente parallela, ok, ma lo dici all'inizio, metti le mani davanti, no? Perché troppo, c'è un grande lavoro di ricerca che uno può fare dietro, uno mi può dire, devi ricercare il passato, però intanto che tu scrivi magari, sei così preso nella scrittura che non stai a guardare quel dettaglio, lo metti e ti dimentichi, no? E lì, ok, altre persone possono leggerlo ed aiutarti, però cioè, queste persone sono comunque umane, pure loro sbagliano purtroppo, o possono non vederlo, anche se sono degli ottimi correttori di bozze, per dire. Può succedere. Infatti lo vedo un po' come pericoloso, ma essendo io una persona abbastanza dura con me stessa, no? E con i miei errori, ma ancora più dura con gli altri, perché si sa, io sono cattiva. Tu sai questa cosa, che io sono cattiva, no? Vero? Io sono cattiva. E quindi quindi non sono egoista, perché faccio le interviste e mi piacerebbe intervistare altre persone, però sono cattiva, cioè nel senso non uccido le vecchiette, della gente ha paura di fare le interviste con me perché dice io ho paura, questa donna è pazza. Non ho questo senso di pazzia, ne ho un altro, che Andrea ha capito molto bene, credo, e che mi fa difetti, vendicativa. Ma è poi così un brutto difetto. Dalla vendetta nascono cose bellissime, nascono creazioni stupende delle volte. Quando voglio, so essere stronzo come me la scansi, ma non ho tale senso di sadismo, tranne che con il porno prete. Ah, il mitico cazzo! Che tra l'altro, attenzione, mi sono un pelo, ma proprio un filino, per un millisecondo ho sentito in colpa perché si era preso il Covid, il pippavirus si era preso. Però poi dopo si è ripreso. O così ha detto, adesso non so se ci possiamo fidare delle sue parole. Davvero, credo di sì, l'ha detto lui perché è stato via un mese tipo. E poi non ho avuto più il cuore di prenderlo per le chiappe, avevo già dato abbastanza, no, con lui. Comunque, salutiamo Don Alberto. Ciao Don Alberto, dai, ci hai perdonato, no? È il tuo lavoro perdonare, quindi anzi, io ti sto facendo guadagnare punti con il tuo superiore. Ti stiamo facendo guadagnare punti con il tuo superiore, tollerando noi, tollerando gli individui molesti. Che solo la Letizzetto e io, Andrea, più o meno stiamo facendo più o meno lo stesso servizio. Ci stiamo facendo prendere punti con il tuo superiore. Vuoi vedere cosa sto leggendo attualmente? Dimmi, dimmi. Facci vedere un consiglio per la lettura. Voltaire, ma non si vede perché c'è il riflesso.
Candido o l'ottimismo trattato sulla tolleranza? Eh sì, proprio. Dovrei leggerlo, proprio impararlo a memoria, essendo io completamente intollerante. Dietro? Dietro? Cosa c'è? Una libreria, ok, sì, vedo, vedo. Cosa c'è in questa libreria? Principalmente testi di Mishima, ma anche Sun Tzu, Grieg, Orwell, eccetera. E invece, però, tu hai anche una copietta di questa cosa qui, no? Del consiglio per gli acquisti, no? Per chi vuole vedere un horror fantasy, no? E anche leggere un horror fantasy, ma anche sentirlo, volendo, perché su Amazon lo trovate anche come audiolibro. Fateci un pensierino, eccolo qua. Andrea l'ha letto e guardatelo, è sopravvissuto, è alto 1,94 o era 95? 94, giusto, giusto. E quindi ecco, si sopravvive e si vive anche meglio dopo anche. Cosa dice la chat pubblica? Ah, pubblica? La chat pubblica? Ah, è vero, sono arrivando ch chat pubbliche. Mi ha chiesto Andrea. È lui! ciao, ciao a tutti, scusate se non vi ho risposto. L'arte della guerra Sun Tzu, vincere senza combattere. Dice 100 the Matching. E niente, se avete altre domande per Andrea, fatelo ora, perché fra poco penso che Melon ci lascerà. Siamo al 22esimo, 23esimo minuto, quindi cioè, penso ancora di fare 2 minuti al massimo prima che lui ci lasci. Date segno di vita, no? Ah, posso anche metterli come pubblico. Bene, bene. E niente, vuoi dire il titolo del tuo prossimo libro, del tuo prossimo racconto in modo tale che gli amici da casa possano vederlo? Tu lo scrivi e io lo dico. Ok, privato. È un genere horror ed un audiolibro. Ok, non so se vuoi dire il titolo. Fai come vuoi, io sono qui per aiutarti. Nonostante la mia cattiveria, ci tengo a dire, io sono cattivissima. Io sono più cattiva dell'Oriana Fallaci. Meno razzista, meno di destra. A parte che da giovane non era così tanto di destra lei, però. Sono peggio di Oriana Fallaci, cioè proprio voglio arrivare alla sua durezza caratteriale, ce la sto mettendo tutta, ma devo dire che lei era veramente un osso duro. In più lei sapeva scrivere a differenza mia, ma vabbè, questi sono dettagli. Lei è riuscita a prendere 10 meno del tema di maturità classico, cioè praticamente lei è qui ed io un po' più sopra. Si chiama il tassidermista. Già pesante così, ispirato a Lovecraft, ed è anche un tributo a Rezo Serez, pronunciato di merda, vero? C'è, più o meno? C'è. Quindi andate a comprare il tassidermista, per favore. Adesso mi arrivano un sacco di insulti perché ho detto una minchiata. Ah, l'ho commissionato a Libri in Pillole. Ah, ok. Comunque arriverà, no?
più o meno hai idea di quando? Funzione che. Ah, tra un mese arriverà. Ok. Allora, mi piacerebbe magari, no, fare un altro video tra un mese con un audio che funzioni, però. E adesso, tra l'altro, penso che ci dovremmo salutare prima che Melon ci saluti. Noi salutiamo gli amici a casa tutti, ma soprattutto mandiamo un bacio, no, al nostro prete preferito, perché noi non teniamo alcuna forma di rancore. Cioè, anche perché noi siamo quelli che vittimizzano gli altri, quindi perché portare rancore? Le nostre vittime ci piacciono tanto, no? Link alternativo te lo manderò, così parliamo come si deve. Ok. E niente, per stasera abbiamo fatto, anzi, io ho fatto una discreta figura di cacca, però non è colpa mia. L'ultima cosa, poi è il caso di salutare perché temo che entrambi. È veramente imbarazzante oggi. Mandiamo un bacio a tutti. Salutiamo anche il prete che speriamo si sia ripreso perché sennò non abbiamo più nessuno da massacrare. E, niente, se vuoi dire ancora qualcosa per fargli guadagnare ancora di più il paradiso, perché lui ci tiene a queste cose. Hai, credo, 10 secondi per sfogarti. Però non posso, non puoi scrivermi bestemmie. Una barzelletta cattiva. Senza bestemmie perché poi mi spanano YouTube, per favore. Tra l'altro, le barzellette delle volte non le capisco, quindi al limite farò finta di capirle. Sono un po' imbranata con le barzellette. Oh, c'è qualcosa sulla stream principale. Oh, privata, ok. Un ateo e un credente giocano a testa o croce. L'ateo sceglie testa. Il resto si capisce. Ok. Bene, direi di salutare a questo punto. L'hai compresa? Questa sì, addirittura io. Ciao, ciao a tutti. Mandiamo un bacione e la prossima volta andrà meglio, spero. Ciao, ciao, ciao.